Ragazzi, questo dovrebbe essere il primo episodio, il secondo, scusate, l'episodio che state vedendo durante la giornata, sono già fusa. L'ultima volta, per chi non avesse visto lo scorso episodio, abbiamo terminato i primi due livelli del sesto mondo e abbiamo trovato l'abilità, l'evoluzione dell'ultima evoluzione, il progetto per l'ultima evoluzione dell'abilità esploratore, perciò andiamo subito a vedere, intanto ripassiamo un attimo quante poi evoluzioni ci restano da trovare, cioè quanti progetti ci restano da trovare per conto nostro, perché alcuni so già che li troveremo in altre circostanze, alcuni so che li troveremo nei livelli in giro ancora. D'altronde ci sono ancora 3 livelli da fare. Allora, vediamo, ci resta in totale da... Allora, l'esploratore nobile c'è ancora. Poi ricordo, vediamo se avevo ricordato giusto, avevo detto l'ultima volta esploratore, tornado e sonno ancora da potenziare al massimo. Sì, c'avevo ragione. Dobbiamo ancora trovare l'evoluzione per sonno, cioè naturalmente anche per sonno l'evoluzione, tornado. Ricordo che tornado sta nell'ultimo livello e sonno dovrebbe stare nel prossimo livello, che il livello che stiamo per andare a fare. Allora, vai, esploratore spaziale. L'abilità diminuisce molto, ma la potenza diventa di un livello allucinante. Quanto bello, Kibi, col caschetto da astronauta. Beh, almeno ha senso per come è fatto, perché lo copre davanti, poi dopo, ci sono le cose, c'è tipo lo schermo sul casco, fantastico. Comunque, oh, adesso vedete che... Mamma mia, signore, faccio male. E vedo che i mini vanno verso il nemico. E però, ragazzi, adesso state pronti a vedere... Madonna, signori! Questo è tipo uno dei colpi più potenti di tutto il gioco. Il buco nero, Genevi. Bene. Andiamo a fare le vite tesoro adesso. Allora, prima tesoro di livello doppio, scrivere sotto carro da parata folle. Ah, ok. Già capito. Entro un minuto ottengo il bonus. Vediamo di ottenerlo questo bonus. Perché altrimenti lo faremo degli extra e sarà una sofferenza per tutti quanti. Io prima di tutti. Ok, basta. Raya! Stavo dicendo, basta continuare a stare sottoterra. Come ho detto, ci stanno gli spuntoni del cavolo, gli spuntoni del caso che mi fanno saltare fuori. Sì, qui per riuscire a battere al meglio l'obiettivo bisogna avere la velocità incorporata. Il potenziamento della velocità bisognerebbe avere, perché... Guarda che male che mi sono fatta. Non so per niente nei teatri dei tempi, penso. Sì, invece. Comunque io ho una brutta fissa che è quella di premere tantissimo il pulsante B come se andassi più veloce quando premo B. C'ho una brutta fissa. È così che spacco i joystick poi. Vabbè, con questo siamo a 5 vite tesoro completate. E adesso andiamo ad arrivare. Pensiamo adesso al 6. Oh, attraverso il pavimento, torre, sali, scendi. Entri un minuto. Con Morfo Crollo, quindi dovrò fare una marea di buchi nel terreno. Sì. Vai, spacca, Kirby. Kibi, corri, corri! No, ho letto tutto quanto, dobbiamo finire questo livello per ottenere il bonus, però devi correre! Niente,
qua, non ho detto. Già perso. Ho già perso. Secondo me per un secondo ho perso. Sì, per 29 centesimi. Cioè, niente, ragazzi, per alcuni mi serve proprio la velocità, il potenziamento della velocità, perché altrimenti sono troppo lenta già a muovermi, figuriamoci poi. Al momento della fa un livello che mi piace molto, un impianto scottante. 5 modelli nascosti, dai. Qui ci sta, ricordo, appunto, il potenziamento per il sonno. E poi ricordo bene che mi piace tantissimo, tra virgolette, questo livello, perché è pieno così di macchie che ti vogliono schiacciare. E un obiettivo, ve lo dico subito, è evitare di farsi schiacciare. Già lo so che perderò il primo ostacolo, questo obiettivo, però sti cazzi. Mamma mia, ragazzi, è l'ultimo. Allora, un obiettivo si può completare già qui all'inizio, però non mi ricordo assolutamente dove sta il posto. Cioè, in cui devo andare. Devo andare in un posto. Prima cosa da fare, non perdere l'abilità. Seconda cosa da fare, non farsi schiacciare. Ecco, ancora sono a posto, con l'incarico, No! Oh, mamma mia, ragazzi, stavo dimenticando. Allora, un obiettivo è questo, prendere delle tazze di caffè. No, aspettate un attimo, ragazzi. Un attimo, che io mi ricordo che il posto dove devo andare a inizio livello è qua, per l'appunto, è prima di questo pezzo qui. Perché la tazza di caffè è il secondo incarico, questo. Che poi devi già con caffè, il primo, cioè quindi vuol dire che il primo incarico lo puoi completare prima di trovare la prima tazza di caffè. Corri, Kirby! Ok. Ricordo che è sulla sinistra il posto in cui devo andare. Mamma mia, signori! Allora, di qua e prima comunque di quel pezzo là. Con calma, ragazzi, lo trovo. Cioè, ora dopo è prima. Comunque è prima in quest'area qui, in questa prima zona qua. In questa prima zona qui con le presse. Ragazzi, vi dico che dopo questo è il prossimo livello, lo facciamo i 3 secondi. Comunque, gli obiettivi di questo livello sono prendere il caffè, non farsi schiacciare e... Ah, aspettate, c'ho in mente! Forse. No? No, aspettate. No! Allora, ho visto subito. Vero, mi è aperto in mente che per raggiungere il posto dove devo andare, ecco fatto, devo, ecco, salire su queste presse. Eccoci qua. E tu fuori nella sala comandi. Porto l'altra figurina del volume 3. Spero vivamente che non ci compri tipo una figurina spoiler. Che ci spoileri la fine del gioco, perché sarebbe molto triste. C
Sì, perché naturalmente ti ha le figurine dell'ultimo l'ultima collezione ci stanno delle Aya, ci stanno delle le figurine dei boss finali e non vorrei che si rivelassero prima, cioè che le vediamo prima di incontrarli, sarebbe triste. Soprattutto i boss segreti ci sono, ricordo. Ciao, wow, 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 wow. Ok. Qui continuo ad apparirmi il fuoco perché mi pare di ricordare lo devo usare, quindi. Tanto secondo vuoto giusto 5. Aspettate, vabbè, lì c'è la figura verde, non mi interessa. Adesso qui si fa così. Le. Ti voglio che vada su e giù più piano. Allora, là c'è la porta, però qua a sinistra c'è anche qualcos'altro, eh. Oh, fatemi passare, fammi passare, bastardi! Vabbè, avete visto che c'è qualcosa, però poi voglio aggiungere quello. Perché non mi fa? Non capisco, ma sono io imbecille. Cioè, sono imbecille, non me lo spiego. Vabbè, allora andiamo prima a prendere i Waddle Dee. Ah, sì. Mamma mia ragazzi, che casino non pestare sta corda. Veloce. Le. Non ci arrivo sempre per poco! Raga, ma sono un'impedita io, non ho capito! Ah! Niente! Raga, non ce la faccio! Non capisco perché sono impedita!
Oh, ce l'ho fatta! Incredibile, ragazzi, oh! Sono profondo! Cosa fa sono profondo rispetto al sonno? Non solo ti recupera, ti fa recuperare vita mentre dormi, ma quando ti svegli ti dà anche un power up, tipo velocità, roba la vita in più, roba la vita più lunga, yeah! I muri che mi seguono, tornando veloce. Caffè. E abbiamo completato anche questa, adesso l'unico obiettivo rimasto è quello di non farsi schiacciare da qualsiasi cosa voglio schiacciarmi, perciò... Porta lattine! Distributore di lattini, scusate! Veloce Kirby, giuro che se falliamo all'ultimo l'incarico non fate schiacciare. Siamo a 4, ne manca uno. Ah, adesso lo metto di là. Che bella, raga. Ma tutto così, eh? Ok, perfetto. Perfetto, signori. Ne manca uno. Certo che... Cioè, non capire che se dovevi entrare nel cono lì, veramente, doveva essere veramente stupidino. Signori, oh, altra soddisfazione, completata al 100%. Vero! Cracrana velenosa, questa rana enorme ha il corpo ricoperto davvero appiccicoso e irritante che la protegge dagli attacchi. Tuttavia basta il minimo schizzo d'acqua per ripulirla rivelando la sua epidermide blu, tanto splendida quanto vulnerabile. Chissà che trattamento speciale usa per prendersene cura. Il veleno, eh? Passo agli obiettivi, quella foto degli obiettivi su... sul telefono del mondo del livello 4, sì? Sì, perché ho detto nello scorso episodio che mi sono fatta le foto degli incarichi di questo mondo, così da essere sicura di non dimenticarli, perché voglio mantenere con questo il mondo sempre grigio che abbiamo avuto fino adesso. E ciò implica l'evitare di ripetere 50 volte lo stesso livello, e io questi livelli li ripeto di 50 volte, la prima volta che li ho fatti. Grazie per la gloria, gara in barca. Ho letto l'obiettivo. Vabbè, io cerco di essere il più veloce possibile, vai. Vai, c'è pure il vento che ci spinge. Un corno in realtà, non ci spinge assolutamente per niente, però... Pensavo che... Ma vai per accelerare, invece... Niente, ragazzi, se non ottengo... Il bonus, sapete già il motivo. Un bici di merda. Non mi è esploso in faccia. Raga, forse sono i tempi. Forse a 1.30 l'obiettivo. No, o 30 secondi. E un minuto, sì! Sì. Ah, ecco, sì, si è aperto anche un altro varco. Tesoro tempesta di ghiaccio. Congela e cerca pattinaggio su magma. Un minuto per ottenere il bonus. Ricevuto. Vai, con 30 secondi quindi. Va bene. Entro i 30 secondi. Uno.
2. Tre, vabbè che non sono in ordine, ma sti cazzi. Vabbè. Vabbè, comunque avevo detto io che... Cos'è sto bug di merda? Guarda che non me lo apre, dai! A 30 secondi, bastardo! Cioè, a 30 secondi, niente, ragazzi, cioè, ho perso per questo bug del cazzo, vi rendete conto? Cioè, per questo bug non... Dai, che ho arrivato agli 10 secondi prima del tempo limite per l'obiettivo, dai, ma andate a fanculo! Se premevo A saltava, vi rendete conto? C'era scritto A, apri A saltava, ma decidat, decidat. Come si dice in dialetto dalle mie parti. Anzi, in realtà lo dico solo io. Comunque deciditi, tradotto. Bestia in assemblea, ok. Dal nome potete ben intuire che questo è il livello in cui affrontiamo non i mini boss, ma i boss. Di nuovo, sì. Vi ricordate tipo quei bei livelli che hanno due, se non sbaglio, che tipo deluxe, qui è uno solo. Vedete la già con il mondo. Allora, prima però qui un incarico, ricordo essere... ho spento il fuoco, non è vero, non è spegnere il fuoco, ma è... Non trovare questo... Ma è arrivare qua. Vai fino in fondo al passaggio segreto. Beh, ora che me l'avete regalata. Sappiamo già tutti che fine fa Gorimondo adesso. Vai! Uno, due e tre! Primo boss ribattuto. Allora, prima della macchina, però fatemi dare un'occhiata qui a... Che alla fine di ogni scontro intuite c'è un waddle di nascosto. C'è un posto questo che l'aria di sulla rampa, passo di qua. No, non mi fanno andare. Non sento il suo guava comunque, eh. Eccolo là il primo. Gas schivi. È uno, ok, questo è uno, bene. Uno su cinque. Allora, chi è il prossimo che si può far affrontare di nuovo? Allora, fuoco, fuoco ovviamente. Se mettete il fuoco di drago. Beh, il momento di incenerire a Gappadillo, va bene. Naturalmente c'è uno schema diverso da quello della prima volta. Però questo è bello mio, però. Non c'è il senso subire danni per questo scontro. Lo vedo inceneriti già adesso le budella. Ok.
comunque ecco, ricordiamoci che con lui si usa bene la schiva, usare la schivata. Così. Ok, L, barra R e poi. La levetta sinistra! Ecco fatto! Allora, l'obiettivo era sconfiggilo. Sconfiggi la padella in 2 minuti e 30, ho scritto qua. Ci ho fatta? Ah, sì! Sconfiggi la padella in 2 minuti e 30. Ecco qua. 2. La prima volta non l'ho visto sto polizia, sono un idiota. O voli con le ali quando, o voli con le ali o voli gonfiandoti quando sei in forma drago. No, che scema! E voglio andare a sbattere altre 5 volte? Oh. Ok, vai in basso. Mamma mia! Ok, ne mancano 2. Nodo per recuperare vita fa lo stesso, perché adesso il fuoco me lo tengo anche per il terzo boss. Via, via, via. Vai, l'ultimo boss invece deve evitare farmi prendere. L'ultimo boss è, come potete vedere dalla luce, Grinfiolina. Deve evitare farmi colpire. Solo non farmi colpire, ce la posso fare. Poi posso fare tutto il resto. Tipo volare, posso fare tutto, basta che non mi faccia colpire. Sì! Mamma mia ragazzi, che devasto che faccio con fuoco di drago. Allora, sconfiggi qui fino senza subire danni, ma qui prima ci sta sicuramente un World D. Sì. 4. E l'ultimo, visto che qui c'è l'otto volante, si troverà spaccando tutti gli interessi, attivando tutti gli interruttori. Bello Kirby che agita le braccia. Ah! Dice aiuto. Aia, scusate. Allora, 1 2 3. Là c'è il quarto. 4. 5. Sei. Ah, non è ancora finita. E quello è il settimo. Aspettate per vedere cosa c'è di qua. Monetine. Monetine, grazie. Oh, rosso, portachiavi figurina rossa. Sempre in modi particolari, figurine rosse nell'ultimo mondo me ne danno. Spero che non sia figurina spoiler. Paletto, ok. Moneta stella blu.
Questo è nuovo per tutti gli altoparlanti. Basta. Dai, vado, intanto io passo a vedere i carichi del prossimo ultimo, che è il prossimo livello, che è l'ultimo a livello normale. E anche questo sarà pazzesco. Scontro finale contro l'esercito bestiale. Fa la rima. Ne ha passo uno solo? Solo uno? Ah. Ah, fanno... Ho capito. Non fanno subito 9 e 10, ma fanno 9 e poi 10. Tesoro esploratore spaziale, vai. Colpe trasporto per 6 su nastri. Vai, facciamo adesso. Anche se sono 30 minuti. E chiudiamo l'episodio vedendo... l'evoluzione della abilità sonda, che sono profondo. Non ho letto quanti minuti devo fare. Comunque... ho una cosa che ho imparato da questi livelli, che devo vedere di... ecco fatto. Se ci sono dei nemici, falli fuori immediatamente. Ah, per poco. Oh, l'ho fatto, fatto. È vero che la sfera resta. Stavolta, carissimo esploratore, non me la fai. La faccio io da sola, però. Beh, vabbè, no, ho voluto aspettare che... allora. No, sono caduta! No, come non l'ha preso? No, perché è andato a sbattere contro il maledetto sciozzo? No, perché... ah, colpisco le palle. Niente, non ci arrivo. Niente, ragazzi, non ce la faccio. Perlomeno non ce la faccio a finirlo entro il tempo richiesto per ottenere il bonus. 20 secondi, sì, voi. Guarda, ho peccato di 26 secondi. Che schifo. Ho fatto schifo. Torniamo alla città. Sì? Come va, Kirby? Oggi avete tanto novità da darti. Prima, vediamo che è successo. Il progetto per evolvere l'abilità tornato è... ah, no, è in bestia di assemblea? Ah, ok. Se non mi sbaglio, di solito lo faccio vicino alla sezione con le montagne russe. Ah, credo di aver capito. A quanto pare, l'abilità tornato finale non sta nell'ultimo livello. Sta nell'ultimo livello normale. Sta nel... il livello dell'assemblea in assemblea. Allora andiamo subito a vederlo velocemente. Metto in pausa e vedo il punto dove si trova. Ho capito dov'è, prima di partire con l'autovolante, dove stava il quarto World of D. Ho capito dove stava, solo semplicemente io che non mi ricordavo dove stava. Vai. Guarda la faccia di Kirby, già addormentato. Allora, i punti di questa abilità è che posso tranquillamente andare in giro finché voglio, finché a un certo punto non premo B e la uso. Però prima sentiamo cosa da dire, guarda il diamagliolo. Premo B mentre ha l'abilità sonno profondo per recuperare il sonno e tutta l'energia. Se riesce a dormire senza interruzione e sveglio, otterrà un effetto potenziamento extra. Ecco, mi metto direttamente a dormire. Potenziamento della potenza. Vabbè, ragazzi,
Adesso mi rimetto abilità fuoco di drago, vado a ribattere tutti i boss del livello del livello bestia in assemblea. Poi dopo, quando arrivo al punto in cui so che c'è sicuramente il progetto, che io non ho visto perché sono stupida, vedo di fare partire il video dopo. Allora, quanto scommettiamo che sta neanche su uno dei pali, come stati forzati, come stati Guadel D, ma sta da queste parti sull'angolo? Allora, vediamo, qui siamo nel punto del livello dove abbiamo sconfitto Grinfiolina. Guarda qui, è qua? No? Non è qui? Allora, vediamo un po'. Non è qua, ok, c'ho ragione. È qui però, ma va a cagare. Cioè, ho dovuto rifare il livello perché, come al solito, non ho visto un buco. Bene ragazzi, allora direi che con Kirby che vola giù dalle rotaie, cioè fortunatamente è ben ancorato con l'otto volante, perché altrimenti chissà dove andremo a finire con questa velocità qui, direi che possiamo fermare l'episodio qui. Nel prossimo episodio vediamo di fare il livello, di andare a potenziare l'abilità Tornado, e spero ovviamente che lasceranno fare il livello con sempre l'abilità Tornado, quando per appunto si può usare un'abilità che non sia un'abilità con tipo un oggetto e robe varie, perché l'ultimo livello sarà interamente dedicato a le varie forme di Kirby aspirando oggetti che in questo livello non abbiamo visto, quindi sarà proprio il livello finale cazzuto tipico di tutti i giochi di Kirby, tra l'altro, perlomeno tutti i giochi di Kirby, che ci sono le cose fighe, le abilità fighe nuove tipo questo. Però per il resto spero che nei pezzi in cui bisogna usare le abilità normali mi permetteranno di utilizzare l'abilità Tornado, perché adesso devo potenziarla, è l'ultima abilità che c'è sta a fare muovere prima del boss finale. E credete se vi dico che quell'abilità a livello massimo è proprio alla massima potenza, quella abilità è devastante. Ci vediamo domani ragazzi.